Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Posizione della Lega è assolutamente favorevole agli incentivi che lo Stato darà e darà la possibilità ulteriore di aumentare dal 55 al 65% le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni degli immobili e l'acquisto dei nuovi mobili di casa. Perciò un parere assolutamente favorevole per dare una boccata d'ossigeno all'edilizia, a un comparto manufatturiero italiano che è un'eccellenza nel mondo. Gli interventi riconducibili a questi stimoli per la riqualificazione energetica degli edifici sono 1.400.000 e per un valore generato di 17 miliardi e 55.000 nuove assunzioni ascrivibili appunto a questo tipo di incentivi. Tipo di intervento, l'utilizzo della leva fiscale, la direzione seguita, diciamo, incontra il nostro favore. Ma qui arrivano le critiche, si agisce timidamente per piccoli passi e in modo secondo noi non proporzionale alla gravità della situazione che stiamo vivendo. E questo perché il vulnus di base è che si agisce in modo superficiale sul reperimento delle risorse. È innegabile che questo sia un intervento che va nella direzione di poter rilanciare l'economia e l'occupazione, in particolare nel nostro paese, in particolare nel nord Italia, dove è concentrato il grosso della produzione e anche dell'occupazione in ambito edilizio. Noi abbiamo presentato come gruppo della Lega Nord un sistema di emendamenti che andava nella direzione di estendere in particolare i termini temporali al 30 giugno 2014 e a allargare anche i settori di interesse, in particolare il settore della ricezione turistica, turismo che è di fatto la prima industria del nostro paese e che ha bisogno di notevoli investimenti e sempre più avrà bisogno di notevoli investimenti per poter concorrere a livello internazionale, ma anche per potersi semplicemente adeguare a quelle che sono le leggi che sono state prodotte negli ultimi anni da parte di questo Parlamento. Ci sono anche importanti modifiche migliorative, come la stabilizzazione degli incentivi a partire dal prossimo anno, grazie ad un emendamento presentato dalla Lega Nord e votato all'unanimità con il parere favorevole di governo, che vincola l'esecutivo a superare la fase delle proroghe, perché l'incognita sulla copertura finanziaria rischia di tradire ancora una volta le aspettative dei cittadini e delle imprese, ed è proprio quello di cui non abbiamo bisogno. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.